Buongiorno, oggi nuovo video spesa. Ho comprato un po' di cosine, non tantissime, ma un pochettino in confronto a quanto ho pagato. Ho comprato veramente pochissimo, però sono andata con mia nonna e mia nonna voleva andare al Carrefour, quindi ho preso le cose al Carrefour e si sa, il Carrefour è più caruccio. Ma iniziamo subito. Qua quanto ho speso? 39,59 euro al Carrefour, perché poi siamo andate anche all'INS. Cioè, a saperlo prima, compravo solo all'INPS, ma non importa. Comunque, ho comprato due di queste confezioni di polpette vegetali alla aprosta che noi adoriamo. Poi ho comprato questa merenda qui, voglio provare a darla ad Alessio, vedere se le piace, per cambiare un pochettino di Super Mario. Poi ho comprato una confezione da tre di pisellini, di piselli fini, non pisellini, piselli fini. Poi ho comprato questi gnocchetti qua, erano al 50% perché hanno la scadenza breve, questi, nel caso questi scadono oggi e quindi li farò stasera per cena e si risparmia a guardare in quel reparto lì. Poi ho preso le olive verdi snocciolate, tre confezioni di Würstel, tutte queste cosine qua, piselli, olive, Würstel e così. Li userò per fare l'insalata di riso e l'insalata di pasta che abbiamo una festa qua a casa domenica. Poi ho preso il riso venere per fare appunto l'insalata di riso. Mi hanno chiesto il riso venere e io l'ho preso. Poi, sempre per Alessio per merenda, ho preso le fette al latte. E poi, sempre per l'insalata di pasta e riso, ho preso il formaggio Emmental. Poi ho preso cos'è sta roba qua? Ah sì, ok. Il mais, no, avevo visto questo, ho detto Dio, cosa ho preso? Il mais. E poi ultimo pezzo della borsa, le olive nere. E la prima borsa è finita. In questa non la sto a tirare fuori, ci sono solo estate, ho preso quello al limone, quello alla pesca e quello nuovo all'arancia e là ci sono i pannolini per Alessio. E poi non ce l'ho qua sul tavolo, ma ho comprato anche 12 litri di latte. Questo me l'ha comprato mia nonna, uno scolapasta piccolino piccolino, molto molto comodo. Lei ce l'ha da tanto, lo usa tantissimo e me l'ha regalato anche a me. Brava la mia nonnina. Poi ho comprato il pane per fare i toast ad Alessio, sempre per merenda. Non ho preso prosciutto perché lui sta adorando fare merenda con toast di marmellata. Poi ho preso cuori di filetto di tonno e filetti di merluzzo e basta. Cioè, questa è la mia spesa. Ci sono anche le salviette e dei surgelati che ho già messo via, questi me li sono dimenticati, ogni volta ne perdo un pezzo, dei surgelati. E ho preso gli spinaci, le melanzane già grigliate, solo da, praticamente da scaldare, e dei gelati. Ma come vi ho detto, li ho già messi via, quindi considerando che ho speso 39 euro e qualcosa che vi ho fatto vedere prima al Carrefour e sui 20 euro all'INS, direi che ho preso veramente niente. Cioè, potete vedere che ho preso niente, assolutamente niente, considerando che con la stessa cifra quando vado all'INS, MD o Lidl, faccio la spesa per circa 2 settimane. Praticamente io con quella cifra ho fatto la spesa solo praticamente per domenica, per questa festa, ma non importa. Oggi è andata così, mia nonna voleva il Carrefour e siamo andate al Carrefour e pazienza, non importa. Vabbè, c'è da dire che solo i pannolini costano già 10 euro, ci sono, non so, mi sembra 7 euro e passa di latte, qualcosa, o 14 euro di latte, non mi ricordo. Quindi il prezzo sale, però comunque considerando che non ho preso carne, non ho preso verdura, ho speso veramente tantissimo, cioè veramente tantissimo, quindi prossima volta che mia nonna mi dice Carrefour, gli domanderò: ma poi andiamo anche all'INS? No, perché giusto per sapere, perché al Carrefour non ci metto più piede se non per comprare queste che le trovo solo al Carrefour, queste qua, le polpette di Raparossa. E niente, quindi vabbè, pazienza, no, questa volta è andata così. Pazienza, pazienza, pazienza. Niente, quindi video a spesa molto molto veloce perché appunto ho preso pochissima roba e niente, io spero che il video vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere voi dove andate a fare la spesa, dove conviene di più, così magari trovo qualche supermercato nuovo da provare. Un bacione ragazze, ciao!